Ciao a tutti, oggi voglio parlare di alcuni prodotti per i capelli che utilizzo, diciamo, dopo lo shampoo, quindi prodotti di trattamento, balsamo particolari o comunque prodotti specifici. Sono tutti reperibili facilmente, costano appunto sotto 10 euro o su per giù 10 euro e li ho acquistati tutti, diciamo, da Acquestapone o comunque facilmente reperibili nei supermercati. In particolare un prodotto l'ho comprato su Amazon e comincio proprio da quello, cioè da questo prodotto qua, cioè la crema per i capelli Fito 9. Questo prodotto è un prodotto molto molto buono. Si chiama Fito 9 in quanto è costituito da 9 piante e ha un buonissimo INCI, quindi è un prodotto vegetale proprio. E l'ho acquistato perché ho visto online una recensione di una YouTuber, ma non mi ricordo praticamente dove avevo visto appunto questo prodotto, altrimenti vi avrei messo nell'info box il link del canale. Comunque sia, nell'info box vi riporto i nomi dei prodotti di cui parlo, il prezzo che trovo oggi online, per darvi giusto un'idea del prodotto vero e proprio e quindi anche un minimo di descrizione. Questa crema praticamente, che come vi ho detto, è una crema da giorno per il nutrimento e la luminosità dei capelli, è per i capelli molto secchi. Io come la utilizzo? È una crema che ha una profumazione un po' di pianta ed è biancastra, molto leggera. Io la utilizzo dopo che ho asciugato i capelli, la metto un po' sulle mani e poi soprattutto la vado a mettere sulle punte in questa maniera. Se per esempio faccio la piega mossa dei capelli, comunque sia la metto sempre sulle mani e poi faccio questo gesto. Praticamente cerco di dare più nutrimento alle punte, che sono quelle più secche, specialmente avendoli così lunghi e specialmente anche d'estate. È un prodotto buonissimo perché praticamente non rimane sul capello. Inizialmente si sente questo odore, diciamo un po' di pianta, ma poi svanisce. Non rimane la sensazione di aver messo qualcosa sui capelli come per un gel, non li ingrassa, non li appesantisce. E io lo trovo molto ottimo e protettivo. Quindi è un prodotto appunto che in realtà ho da circa un annetto, anche se qui l'apertura, diciamo la scadenza della confezione parte sarebbe 6 mesi. La sto per finire. E sono 50 ml, questo diciamo l'ho comprato intorno ai 10 euro, ora ho visto che su Amazon viene circa 11,68 euro. E quindi per chi ha i capelli molto lunghi come i miei e secchi sulle punte, diciamo, lo consiglio. Ma un altro utilizzo che ne ho fatto l'anno scorso, nei giorni in cui c'era particolarmente molto freddi, in cui c'era molta elettricità statica, specialmente quando si fa la piastra, i capelli cominciano a diciamo essere un po' elettrici, e ne prendevo un po' e lo passavo appunto sui capelli perché odio l'effetto elettrostatico e l'ho trovata perfetta. Quindi questo è un prodotto top che io consiglio a tutte le persone che vogliono nutrire i capelli e vogliono idratarli localmente e seriamente. Poi vi voglio parlare di questi due, diciamo, balsami. Allora, questi due li ho entrambi reperiti, penso questo della BioPoint, forse da OVS, ma comunque anche da Acquestapone si trova, e questo è Testa Nera. Allora, questo di BioPoint è praticamente un balsamo istantaneo bifase dedicato con 5 azioni. Quali sono queste 5 azioni? Districante, nutriente, fortificante, dona morbidezza, esalta la luminosità. Mineral Vitamin Complex, cheratina, olio di moringa. Allora, questo qui è uno bifasico, ora l'ho mescolato e quindi le due fasi non si vedono più. È un prodotto che ha un profumo, diciamo, professionale, dei prodotti, diciamo, per capelli, e io lo utilizzo quando voglio andare velocemente a fare i capelli, quindi a lavarli, essendo molto lunghi, spesso annodati, non ho tempo per esempio per passare il balsamo, aspettare quei 3-4 minuti che faccia effetto e risciacquarlo d'inverno perché vado veloce o in piscina perché voglio sbrigarmi, ma metto direttamente questo spray sui capelli tamponati. Esiste anche una mini size piccolina che io compro sempre a OVS vicino alle casse. Ottima, e ottimo anche, diciamo, riempire quella mini size con questa più grande, comodissima anche da portare in spiaggia. Io per esempio d'estate quando faccio
il bagno, e quindi bagno anche i capelli, essendo poi secchi, sentire quello, diciamo, quella secchezza della salsedine per me è molto fastidiosa. Quindi io li sciacquo con acqua dolce se c'è una doccia sulla spiaggia, oppure comunque io spruzzo un po' di questo spray, il balsamo, questo come altri prodotti, perché almeno così intanto danno un effetto un po' protettivo, un po' di diciamo idratante. Questo prodotto vale bene per tutti i tipi di capelli, lo trovate comunque online. Visto ad esempio su Profumeria Web circa 9 euro, io credo di averlo pagato di meno, circa 8 euro. È comunque un balsamo efficace e istantaneo, ovviamente. Ovviamente non parliamo degli inci, perché non sono prodotti, cioè almeno questo prodotto non è un prodotto da esaltare per l'inci. Stessa cosa vale per questo prodottino qui che ho comprato recentemente. Vi lascio la scheda dello svuoto della spesa che ho fatto su acquasapone, e questo qui è praticamente un prodotto spray della Testa Nera Gliss Hair Repair con cheratina liquida e seta fluida Express Repair Spray, da non risciacquare, pettinabilità immediata e lucentezza intensa per capelli sciupati senza vitalità. Ho voluto comprarlo, diciamo, in alternativa all'altro, perché questo, a differenza dell'altro, ha anche questa cheratina liquida. Anche qui evitiamo di vedere praticamente quello che c'è nell'inci, perché sappiamo che questi due tipi di marche di certo non presentano degli inci ottimi. Però vi dico che anche questo qui ha innanzitutto una promozione molto buona, molto fresca, fiorata, insomma. Poi mi piaceva anche il packaging e il colore, e anche questo mi dà lo stesso effetto di balsamo dell'altro. Diciamo che a un certo punto di vista possono sembrare, diciamo, equivalenti, però questo ha anche un discorso di repair sui capelli. Diciamo che da quando ho cominciato a utilizzare pure questo, a me sembrano comunque dei capelli meno sfibrati. Io comunque li porto molto lunghi, e nonostante ciò, e visto che non li taglio molto spesso, forse una barra due volte l'anno, comunque con prodotti come questo o come altri che no, ci sono stati in passato, si mantengono molto bene. E di questo non ho trovato su internet il prezzo, non sono riuscita, insomma. Comunque sia, credo, insomma, non più di 5 euro. Se vedete appunto il video dello svuota la spesa, probabilmente là vi dicevo quanto l'avevo pagato. Ora non mi ricordo, io non sono andata a rivedere. Comunque anche questo è molto consigliato. Poi vi voglio parlare di questi ultimi prodotti della Dorna. Allora, questi prodotti della Dorna li conoscete tutti, sono prodotti comunque che hanno dei packaging fantastici, sono bellissimi, cioè sono proprio belli, belli, belli. Tutti e due circa 3,80 euro d'acqua e sapone. E cosa voglio dirvi di questo? Allora, innanzitutto il primo è una mousse voluminizzante, testa fra le nuvole si chiama. E quindi la classica mousse. Ora, il profumo non mi piace, sembra un profumo maschile, non so. Diciamo che, allora, la mousse forse non è nemmeno un prodotto che a me piace molto mettere sui capelli, perché mi dà l'idea che comunque li appesantisce. In realtà non la appesantisce, comunque è più scomoda metterla rispetto ad uno spray. Non mi piace però il profumo, che comunque rimane un po', rimane comunque almeno per una giornata. Ed è un profumo un po' maschile, per cui diciamo non l'ho molto amata. L'effetto voluminizzante, non devo, cioè, devo dire che non è che si è percepito molto, almeno per i miei capelli. Forse per un'altra tipologia di capelli potrebbe essere più, diciamo, più efficace. Quindi questo prodotto poco, costato poco, però per quanto mi riguarda non mi ha dato nessun effetto, e non lo ricomprerei. Insomma, ce n'è ancora tanto, quindi lo continuo ad utilizzare, ma non mi è piaciuto moltissimo. Per quanto riguarda quest'altro, che ha un profumo che ora non sento, ma è comunque un profumo, ecco, ora mi sporco tutta, un pochino più buono. Diciamo che ha un profumo tipico un po' alcolico di uno spray dolce, comunque sicuramente meglio dell'altro spray e dell'altro prodotto. Questo qui praticamente è invece un termoprotettivo, e infatti è per spray, perché è uno spray per phon e piastra, e si chiama Ti piaci e non ti bruci. Allora, di questo mi piace il packaging, che è carinissimo.
Lo utilizzo quando praticamente voglio utilizzare appunto la piastra. Diciamo, io il phon non lo utilizzo moltissimo, cioè lo utilizzo solo per asciugarli, non faccio alcuna piega. E lo utilizzo quindi prima di mettere di utilizzare la piastra, però a volte appunto utilizzo anche la cremina sulle punte e sulle lunghezze prima di fare la piastra. E diciamo che questo prodotto anche costa tipo 3,80 euro, forse, cioè, ve lo consiglio. Non so appunto se protegga più di tanto, ma comunque io non ho tantissimo problema appunto di doppie punte o diciamo capelli sfibrati, perché diciamo asciugo il capello molto velocemente col phon e qualche volta utilizzo la piastra per farli mossi. Quindi magari forse chi invece utilizza tutti i giorni quotidianamente una piastra potrà vedere l'effetto maggiormente. L'ho utilizzato anche in spiaggia questo, diciamo per proteggere il capello dal sole e utilizzare sì questa profumazione sui capelli sempre dopo i bagni. Diciamo quindi che tra questi prodotti che vi ho presentato, secondo me quelli più validi e che amo e che noto comunque mi abbiano aiutato, diciamo, a curare i capelli sono sicuramente questa cremina qui, la Fito 9, e poi sicuramente entrambi i balsami, però tra questi due forse a questo punto sceglierei la cheratina liquida, quindi praticamente questo di testa nera. Fatemi sapere se anche voi avete utilizzato uno di questi prodotti, sicuramente quelli degli Adorn l'avete provati, quindi vorrei sapere anche il vostro giudizio e fatemi sapere se avete anche altri prodotti se da consigliare a me che ho capelli appunto lunghi, generalmente appunto misti, cioè non sono né troppo secchi né troppo grassi. Io comunque ogni tanto provo a cambiare e a testare altri prodotti. Ci vediamo quindi al prossimo video, se vi è piaciuto, vi ho tenuto compagnia, mettetemi un like e spero che vi iscriviate, così aiutate il mio canale a crescere un pochino. Al prossimo video, ciao!